Le temperature sono da bollino rosso e l'acqua scarseggia in gran parte dell'Abruzzo, spesso sperperata tramite sistemi di approvvigionamento vetusti e inadeguati. Anche la Puglia è a corto d'acqua e così il tacco dello Stivale intende importarla dall'Albania o proprio dall'Abruzzo. È un progetto questo che risale al 2003, poi accantonato e rispolverato oggi, che dovrebbe comportare la costruzione di un gigantesco acquedotto. Il presidente dell'acquedotto pugliese, che è un esponente di Forza Italia, ma stranamente nominato dal presidente del PD della regione Puglia, la guida dell'acquedotto pugliese, sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi ha annunciato che ripartiranno con questo progetto. Di che cosa si tratta? Si tratta di una mega opera devastante che noi abruzzesi, ambientalisti, bloccammo nel 2003 quando era proposta dal governo Berlusconi, era nella legge obiettivo, e sostenuto dall'acquedotto pugliese. Allora il centrosinistra era con noi, tant'è vero che Borrelli dei DS fece l'interrogazione ponendo tutte le contraddizioni dell'opera e alla fine vincemmo. Adesso c'è uno strano silenzio della politica abruzzese, perché il Sole 24 Ore non è possibile che lo legge solo il forum abruzzese dei movimenti dell'acqua e Rifondazione Comunista. Noi vogliamo sapere: la regione Abruzzo come la pensa su questa opera? Marsilio e tutti i consiglieri regionali. Due, vogliamo sapere i parlamentari abruzzesi cosa ne pensano. Noi diciamo cosa ne pensiamo noi. Le cose non sono cambiate dal 2003. Metà dell'acqua in Puglia come in Abruzzo se ne va in perdita. Quindi se ci sono investimenti pubblici da fare sono per riparare le perdite. Invece sarebbe assurdo intubare l'acqua del Pescara e portarla fino in Puglia, una mega opera di cemento che conviene soltanto a chi si aggiudicherà il mega appalto e a coloro che saranno innaffiati di denaro pubblico in mazzette. E quindi invitiamo, come nel 2003, la società abruzzese a mobilitarsi per dire no a questi ladri d'acqua.